Nello scorso episodio abbiamo visto come si comporta un hacker illegale in una modalità grandissima, ovvero la survival. Ho scoperto tutto ciò che faceva, un giocatore veramente veramente tanto preso per questa modalità che duplicava item rendendo gli shulker pieni di spade OP per venderle e regalarle ai suoi amici. Ma tutto ciò non mi andava bene, dovevo sapere di più su questa storia e quindi dopo tanto tempo sono riuscito a portarlo con me in chiamata su Discord. Domani alle ore 15 ci sarà l'ultima parte di questa miniserie, ma ora abbiamo un obiettivo: scoprire tutta la sua base segreta e la zona illegale che rende degli item duplicabili. Rivo gli shulker indietro? Sì, gli shulker indietro, mi le domande. Ok, ma ammetti di aver duplicato almeno? No, io non ho duplicato niente, la mia. Ma perché? No, ok, ma c'è qualcosa che non va, nel senso, hai qualche filtro alla voce? No, assolutamente, questa è la mia voce. È la tua voce? È la mia voce, anzi. Ok. Fale che ritardi le shulker, dai. Tu mi devi ammettere che hai duplicato tutte le spade, perché hai 4 shulker pieni di roba. Ma io non ho duplicato, ti ho detto, quei lamini shulker. Allora, io ti ho visto da invisibile mentre tu duplicavi, ok? Io ne ho saputo, non ti vedevo. Cosa? Tanto si vede, non sto un becamo, vedete, come un dotica. Comunque si vede che stai utilizzando un filtro, cioè non per qualcosa, per la voce. Non è una voce normale. Sto solo mai, nana mia. Se lo dici te, va bene. Comunque, ora apri okay. Minecraft, ok? Se arrivo gli shulker indietro, devi stare a quello che dico io. Ok, sentiamo. Io ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 shulker tuoi. Sì. Allora, piccone celestiale, spade rubellite, piccone, spada infuocata, spada buia. Mi spieghi come fate ad avere questi item senza aver duplicato? Io preghi normalmente di guadagnare e di usare l'anato a camera. Allora, capisco ben poco, ma tu mi stai dicendo che quindi tutta questa roba non è duplicata? Non è duplicata. L'ho fatta normalmente e anche dove sei diretta. Prima di darti la roba, mi mostri un po' la land? Cosa c'è qui? Guardate, questa è tutta una principale. È la little land, qua c'è la land. Penso c'è la costruzione, ma c'è la ritosa di cose. Non è più niente a caso. E qua invece c'è un po' soggio. Bro, vuoi togliere il filtro? Io so che è un filtro, mi stai trollando? Non è un filtro, sono domande. Ok. Laia, c'è semplicemente i miei averi. Vuole gli occhi nostri, c'è l'indoltre. E finisce qui? Sì, finisce lì, non c'è altro. Ok. Sopra non è nulla? Di no. Tanto non lo... Posso chiederti un favore? Yeah. Mi puoi mettere i permessi alla land? Un bel di permesso, sì. Voglio... Cosa c'è qui? Ci sono delle zone di farming, delle farm. Posso vedere? Ce l'ho avuto. Non posso venire finché non mi metti i permessi alla land. Va bene, se ne vedi lo stesso. Ok. E lo sento che ci dovremmo fare, ma per il farming non... Questi quello che le dobbiamo fare molto. Cioè tutti... Madò, quanti... Ti farma un casino. Però tu c'è molto questa farm, sì. Tanto c'è molto. Scusami, posso sapere quanti soldi hai? No, credo che ti importi. Va bene. Non è nient'altro che nascondi qui? Mi lancia e nient'altro. Questa ti porta sopra il villaggio? Porta sopra il villaggio, ma non c'è altro. Finisce lì. Ok, allora. E dammi queste gente adesso. Ok, un attimo, prima di darti le shulker. Allontanati un attimo. Vai lì. Lontano un attimo. Vabbè, da me. Non venire qui. Se vieni qui, brucio le shulker, te lo dico. Ora, qui abbiamo una shulker piena di spade buie. Poi, altre spade buie. Spada buia, spada rubellite, piccone celestiale, spada celestiale, eccetera. Io ti ho visto con i miei occhi a duplicare. Ora, o tu ammetti che stavi duplicando, o io brucio queste shulker. Va bene, ammetto di duplicare. Quanto tempo fa? In passato, però adesso lo faccio più. L'ultima volta che ho duplicato?
Sarà stato qualche mese fa. La nonna. Ma nonna adesso non lo vedo più. Mi stai mentendo? Perché io ti ho visto duplicare qui delle spade celestiali. Ho Non è possibile. La non me lo vedo a nord. le prove. Adesso me ne. Vuoi vedere le prove? Basta mica da ora, voglio vedere la prova. Prima di farti vedere le prove, hai altro che nascondi? E non ci sto. Nient'altro? Nient'altro. Allora, assicurati che mi stai dicendo la verità. Perché se non è così, io ti killerò. Chi sta dicendo la verità? Non c'è altro la lenda. Cento 100%? per cento la lenda finisce poi. Allora, domanda. Queste tue spade che hai duplicato, le hai vendute o le hai solo per te? Io solo per me, non ne ho vendute, no? E cosa ci fai con queste spade? Perché duplichi? Cioè, qual è il senso? Duplico perché mi piace avere tante cose. Ok. Vedo anche che sei Supreme, quindi un pochettino di soldi li hai spesi sul server. Sì, un pochettino mi ho speso. All'incirca? Non credo in botti, amici, quanto. Quanto? Non credo in botti, che te lo dico. Ok, So ma che perché sono lì, sei così aspetto. riservato? Nel senso, hai una voce modificata e l'ho capito, non sono stupido. E perché? Sì, ne sono sicuro. E perché hai la land sopra senza claim e solo questa è claimato? Ma non ti risolto se non chiedi di giocare con il non puoi finire, non c'è bisogno di Work niente. in progress? Cosa ci devi mettere qui? È una zona dove non ci si sta per costruendo, sto pure pensando, c'è ancora che sono così. Ok. Qui dietro non c'è nulla? Non c'è assolutamente nulla, che completamente devo andare a vedere, no? Quando distruggi, quando si dice lì, è delitto. Non c'è altro. Ascoltami, per caso. Tu aspetta, prima di farti questa domanda, da quant'è che giochi la survival? Più o meno gioco di là un annetto. Quanto? Buon Un annetto. Ma così tanto? E quindi tu giocando così tanto hai scoperto un metodo per duplicare, giusto? esatto, con la pioggia strana che io sono partito dal basso e da un piano poi mi sono indirizzato, diciamo, a questi geneti di bello di un umicano perché hanno dei nomi e non sapevo come rovinare, quindi ho voluto lottare queste persone in barra Ok, capisco ben poco di ciò che dici, ma più o meno sto capendo. Io ora voglio chiederti una roba. Tu non conosci il mondo di YouTube? O meglio, guardi qualche video? No, sinceramente non lo so, sono completamente disinteressato da questo mondo. Ok, però giochi nel server, va bene. Ascoltami, io ora voglio che mi dici la verità. Sei No. sicuro che qui sotto non c'è nulla? Seguimi. Non c'è niente. Io ho detto, non c'è niente, questa è una penalizzazione. Questa finisce qui? Finisce qui, e non c'è altro, ma se lo si fila a me 100%, come ti ho detto, non c'è altro. Se vedi, c'è solo il materiale a posto, vedi lo stronzo, non c'è altro. Come ti ho detto, Allora, con i mi hai miei mentito. occhi. Allora, ascoltami, mi stai mentendo da prima. Quindi, ora tu fai una bellissima roba. Se vuoi che non brucio gli shulker, distruggi tutti questi blocchi di gold, smeraldo e diamante. Voglio vedere tutto raso al suolo, Va bene. altrimenti ti brucio tutti gli shulker davanti. E perché secondo voi stavo insistendo su quella base? Il marchessone è furbo e già ero andato in spectator e avevo scoperto il piano di sotto, ma lui non voleva assolutamente dirmelo. Ecco, questo adesso leggendo. Ok. Come vedi non c'è nulla. Tu distruggi. Fermo. Cos'è sta roba? Niente, lembra di che. Una volta volevo farci qualcosa, mi fanno già fare Cos'è questo buco? niente. È un blocco che di solito usavo per i DPG. Per i TP Sì, qualche volta ti grigillato. kill? Ah, c'è l'acqua giù? Se c'è l'acqua giù, fai scendere. Non ti azzardare a toglierla anche se è il totem. Ok. Io andavo a un tampone di bichillo lì fuori che lancia l'acqua, e non si tira. Rompi tutto qui. Rompi. Ma cos'è tutto? No, bro. Ma stai scherzando? Ma ti stai rendendo conto cos'è qui? No.
Dove tenevi le tue robe? Ma che sono tutte queste porte? Io voglio farti un'altra domanda. È la quarta volta che mi dici cavolate. Mi dai una motivazione valida perché mi stai dicendo tutte queste cavolate? Ti puoi fidare di me? Fidati. Ti ridò tutto, ma tutto ad un costo. Ovvero che tu ora mi dici tutta la verità di quello che hai fatto in passato in questa zona, di quello che fai ora e di quello che c'è qui. Ma mi devi dire tutta la verità. Non sto scherzando. Fidati. Va bene, ma mi troverò a fidare. Hanno una legge a un modello per quello di becchi di opera. E solo che c'è la botola che poteva dire. Aspetta, ho capito solo botola. Botola? Dov'è sta botola? C'era una botola che permetteva di quando a far capire le persone se c'è più. Scusa, me la fai vedere. Rompi questo ossidiano. No. Va bene. È stroppa. Ecco, no. Ma quanti... Madò... Cos'è questo Raptor? Che permetteva di tutte le nendoline. Ma come hai fatto a rompere la bedrock? Attraverso un bar, attraverso i pistoni, se lo dicevo, poi distrugge la bedrock. Con i pistoni. Attraverso un bar, hai altro che nascondi? No, non ho altro. Questo queste porte? Tutto quello che ho. Qui c'è una zona di fare, mi va. Fai una vedere sopra, è una zona che non uso più per le storie di sospetti, questo è il mio burger. Qui diciamo dove sto di solito, deposito, tanti se lo mi fanno, ma... E questo? E qua invece c'è un rubamento. Per cosa? È un rubamento segreto. Scusami, quante persone ti picchi il lato? Abbastanza. E qual è il motivo che ti spingeva a ti picchi? Perché lo facevi? Perché mi piaceva, in un certo senso, si plaugnirò la soffrina. Ma sai che tutto ciò che tu hai fatto... è bannabile? Io ce l'ho conosciuto. Cosa? Ne sono conosciuto, altrimenti non l'avrei fatto. Ne sei a conoscenza, ma nessuno staffer ti ha mai beccato? No, non mi ho beccato mai nessuno, perché questo server non ci sono staffer di merda, sono tutti completamente incompetenti. Ah, quindi in questo server... ok. Ma hai uno spawner di Voker? Sì, è uno spawner mio, get around. Scusami, mi puoi dire quanti soldi hai? 110 milioni. 110 milioni? Sai che posso riportarti e farti bannare? Ascoltami bene, togli il tuo demo da quella mano. Perché lo tolgo? Tanto. Allora, non mettere il totem. Ascoltami, tu hai fatto cose molto illegali. Abbiamo ancora delle zone da esplorare. Tu me le mostri una ad una. Assolutamente mi dici tutto quello che nasconde questo posto. Va bene. Se no, morirai. Andiamo, mostrami uno per uno. Sì, questa è una zona. La zona del deposito principale. Qua c'è un beacon. Ti permette di avere tutti gli effetti necessari. Mm-hmm. Poi? Quindi è molto grande. Qua invece c'è il deposito. Lo vediamo un po' delle mie armature. Ma quante armature? Che... mi spieghi come le fatte? Le ho fatte tutte con armature in duplicazione. Cioè sei riuscito a duplicare anche le armature? Sì, quasi tutto si può duplicare in questo server. Mi puoi spiegare come fai a duplicare? Sono dei metodi un pochino complessi, però diciamo si può duplicare veramente tranquillo, si può duplicare. Mostrami le altre parti, andiamo. Non c'è la zona, fa non no, fa non no, di grano. Ok, già me ne ho mostrato. È veramente grande, c'è di qua. Cos'è? Ah, questo qui è la farm? È la farm di Evocator. Cioè tu con questa roba ti fai ricco letteralmente? Sì, poi userò anche tutte quelle che posso dire. Tutti i smeraldi te li vendi? Esatto, come prendeva. Cos'è questa... cos'è sta roba? Non l'avevo vinto segreto. Qui vi sono... prima un po' di cose abbastanza difficili da risolvere. Da quant'è che non vieni qui? Da un bel po'. Su questo labirinto non vengo da tanto. Mi puoi dire dove porta? Porta il giorno fino in fondo. Immagino che sia decisamente uno stanzo questo. Estetico e basta? Ma sì, che non la... Vieni qui? Apri quello shulker.
Ci sono delle... Perché mi stai mentendo di nuovo? Perché mi stai mentendo di nuovo? Perché mi stai mentendo di nuovo? Va bene. Questa è una zona dove tengono i miei... I delicati si andavano in mezzo di limitazione. Se hai tanti stacchi di menenza, devo venire qui per evitare che ne sia. Cos'è questa porta? Non si può aprire, non c'è nulla di interessante, ma non si può aprire. Perché? Perché ci sono dei segreti. Segreti di che tipo? Ci sono metodi di duplicazione. Metodi di duplicazione? Esordo. È una trappola? Non è una trappola. Se lo realmente i metodi di duplicazione. Quindi tu li duplichi? Sì, esordamente. Non è accessibile. Solo tu puoi accederci, quindi. Esordo. Solo io. Solo tu. Ma... Cosa c'è? Non è accessibile, l'ho detto. Scusami, che metodi di duplicazione ci sono che è tutta ossidiana? Sono i metodi di duplicazione. Cosa c'è? C'è un posto di segrete. Fermo, per me è una trappola, fermo qua. Non è una trappola, c'è un posto di segreto. Un altro. Ora voglio una cosa, che tu entrando qui se è vero. E confermami sì. Che è vero che non è nessuna trappola. Sto girando, bendino, non è una trappola. Entrando qui, tu mi fai vedere come duplichi tutti i tuoi item. Ci sono i metodi di duplicazione, sì. Perché nessuno staffer ha mai visto questa zona? Perché proprio sono competenti e non hanno mai visto niente. Perché ci sono delle scale, dove portano? Portano alla zona dei miei metodi. Qua non c'è nulla. Sopra tu duplichi? Sì. No, 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 no. Aspetta, aspetta, vieni qui. Cosa c'è sopra? Ci sono ancora i metodi, eh. Tu mi fai vedere i tuoi metodi? Sì. Aspetta, non rompere. Vabbè. Ma c'è una miniera dietro. La cosa che mi fa strano è perché una persona come te mi dovrebbe portare qui per far vedere dove duplichi. Qual è il senso? Praticamente mi voglio proteggere. Va bene, guarda, non vuoi sapere altro. Occhio a quello che fai, ti dico solo questo. Mostrami tutto. Sì. Chi ne ha tutto? Chi è? Non lo so, sinceramente. Qui duplichiamo, ma sei scemo. Ma allora c'avete la zona per tu. Allora, aspetta. Ci sta qualcosa che non va. Che cosa mi stai nascondendo? Niente. Fermo. Che cosa mi stai nascondendo? Niente. Mostrami i metodi di duplicazione, dove sono? Dove sono? Dimmi una cavolata anche stavolta. O fai una cavolata anche stavolta. Ci metto 3 secondi a killarti, ok? Vabbè, te ne faccio l'allenamento. Dove stai andando? Sto salando, ci sono i metodi di duplicazione. I metodi di duplicazione? Sì, sono bene. Eccomi. Faccio la porta in femmina. Ti porta proprio lì. Adesso lo vedrai. Non è nessuna trappola? Non è una trappola. C'è tutta sta roba per portarmi qui? Cos'è? Nel prossimo episodio. Ecco, ci sono due prigioni.